Primo piano sempre l'emergenza coronavirus. Conclusa Pescara lo screening di massa per la ricerca di casi di Covid-19. In 10 giorni, nelle 3 postazioni appositamente allestite in città, sono stati eseguiti circa 20.000 tamponi antigenici, 85 dei quali, cioè lo 0,43%, hanno dato esito positivo. Mentre si è concluso oggi a Guardia Grele lo screening di massa della popolazione scolastica, circa 400 gli studenti coinvolti. Nel centro abruzzese si sono registrati numerosi casi di Covid da variante inglese. Da domani e sino a domenica prossima, 24 gennaio, toccherà invece alla popolazione adulta e ai bambini. Ma per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con la nostra Anna Di Giorgio in compagnia del sindaco Domenico Di Prinzio. Buon pomeriggio, Anna. Sì Fabio, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento con la telecamera di Diego Martelli mi trovo a Guardia Grele, all'interno della palestra dell'Istituto Onnicomprensivo Nicola da Guardia Grele. Sono in compagnia del sindaco Donatello Di Prinzio per avere e dare informazioni in più ai cittadini che ci stanno seguendo da casa su questi screening di massa per cercare di contenere il contagio da Covid-19, test rapidi antigenici su base volontaria, lo ricordiamo, che ieri e oggi hanno riguardato per lo più la popolazione scolastica, quindi studenti, docenti e personale scolastico degli istituti superiori che continueranno ad essere tamponati anche il 25 e il 26, dunque lunedì e martedì in orario scolastico. Poi invece la notizia è proprio questa, domani e dopodomani, quindi sabato 23 e domenica 24 sarà la volta dello screening sulla popolazione intera. Allora, per cercare di capire qualcosa in più chiediamo direttamente lumi al sindaco Donatello Di Prinzio. Allora sindaco, dove, come e quando per quel che concerne questi tamponi rapidi di massa su tutta la popolazione? Si parte domani e si va avanti anche dopodomani. Sì, grazie, buongiorno. Domani iniziamo lo screening di massa su tutta la popolazione, diviso il territorio in 5 aree. La prima sulla scuola materna di Villa San Vincenzo in località Colle Tripio, l'altra area presso l'ex ospedale in Vianello, il centro storico presso la sala consigliare del comune di Guardia Grele e poi qui nella palestra delle scuole superiori di Via Grele e l'altra in località Comino presso il circolo ASD di Comino, che è una struttura comunale. Ospitiamo oltre che tutti i cittadini anche chi lavora a Guardia Grele, anche se non è residente, i ragazzi delle scuole primarie e medie che verranno accompagnati dai loro genitori che dovranno fare tutti lo screening. Basta accedere con il modulo che può essere scaricato dal sito del comune di Guardia Grele. Chi non può lo troverà comunque all'ingresso di ogni postazione, la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. Chiedo a tutti la massima partecipazione affinché possiamo definitivamente trovare eventuali altri casi di positività e mettere la parola fine a tutta questa attenzione che si sta accanendo, dico così, su Guardia Grele, cosa che invece deve essere diversa, dobbiamo cominciare a essere più liberi e respirare un po' meglio. Gli orari sono dalle 8.30 alle 19.30, ci diceva, ma intanto l'altra domanda, sindaco, è questa. Nei giorni scorsi Guardia Grele è stato un po' al centro dell'attenzione anche per questa variante inglese che è stata scoperta qui sulla popolazione. La ASL, nella sua opera di tracciamento, è riuscita a capire da dove effettivamente sia venuta questa variante inglese, che tra l'altro lei diceva ha recato anche un po' un danno d'immagine alla sua comunità? La ASL non ha individuato da dove fosse pervenuta la variante inglese. In realtà sono stati dei tamponi di alcune operazioni fatte a metà dicembre che hanno trovato una variante nell'RNA del virus e quindi portati allo Spallanzani di Roma. Le risposte sono arrivate soltanto qualche giorno fa, giusto venerdì scorso. E da lì abbiamo avuto questa notizia che poi ha fatto il risalto mediatico. È una ricerca approfondita che la ASL ha fatto in tutto il territorio della ASL di Chieti e ha trovato su Guardia Grele più casi. È una casualità, però comunque ci sta. Questo non vuol dire che ci siano più problemi di contagio o d'altro. Noi viviamo una vita serena, normale, tranquilla come prima, l'attenzione è uguale, i dispositivi sono gli stessi, la mascherina, sanificare le mani, stare a distanza, uguale a prima, identico. Questa azione mediatica ha creato qualche problema anche alla nostra città. Non ci sono problemi di sorta, però dispiace che quando si comincia a parlare di un problema anche a livello nazionale poi si ripercuote sull'economia locale. Non è così, a Guardia Grele stiamo fortunatamente tutti bene, tranne i poveri cittadini che hanno avuto il contagio, come quelli che hanno avuto anche nei mesi scorsi, ai quali faccio i miei migliori auguri, ma con questo screening di domani e dopodomani cercheremo di finire
finire in un'era e passare in un'altra, dove sicuramente tutti quelli che hanno sentito la parola guardia grele in questi 3-4 giorni possano tornare da noi a godere le nostre bellezze, le nostre peculiarità, perché siamo una cittadina molto accogliente. È anche molto molto bella, davvero una piccola perla abruzzese, guardia grele. Ci auguriamo tutti di tornare liberamente anche nel suo comune per godere delle bellezze, delle bontà che ci sono. Allora, da guardia grele, Fabio, se non hai domande ti restituisco la linea, ringraziando ovviamente il sindaco Donatello Di Prinzio.